L'uomo dietro al sipario. Non so quante missioni voglio fare. Ne sa ne faccio tre. Che dite? Mi pare onesto. Come ho fatto 0 stelle? Redon, grazie di tre, Flavio, grazie di 100. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. È tanta roba, fa morire il giochino, fa morire, ragazzi. È troppo divertente. Look. Grazie, You don't have to Peppe. follow her, you know? Soon this will be Anche you. secondo me, Flavio. Ma infatti lo And finirò this has to be sicuramente in done. stream. Lo finiamo in stream You sicuro. have to face the possibility that there's no going back. Se famo tre But this capitoli time, oggi, se me va, o due. she'll make it right. She always does. Vediamo Get a quanto fix on dura il her mess. prossimo. Come on. We've got a plane to catch. Quanto costa? Costa Think 70 euro, about the Zannone. 1947. C'è anche per PS4 comunque il gioco, eh? È anche per PS4. Miss Burnwood, how did you? I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? Handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Cazzo. End of the line. Franche, grazie di 7, bello. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Oh, ma che cazzo? Il film, Alexa sì. Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp. Quindi lei è il as nostro wind. bersaglio. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Mazza che casa ansiosa, ma che è? One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Porco Dio, la casa, come fai a vivere dentro quella roba? Sì, mi viene l'ansia, solo a pensarci. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. Al funerale col vestito rosso. Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. No, no, il gioco lo continuiamo insieme in stream. Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch.
So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Ah, Madonna. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Porco zio. Ah, fratelli, in bocco così, ma ne è capodanno? Dai, vedi graficamente che spettacolo, ragazzi miei. Che figo graficamente sto ambiente, oh. Madame Carlyle, please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You could go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Lo famo subito, il problema c'è. Mazza che sicurezza, oh, top quality. Dammi subito il mattone. Cazzo. Oh shit, però c'è troppa gente. Preparing for Madame's funeral and then she turns up alive, but then the awful business with her brother Zachary and all this security. I've never seen the place guarded like this and I dare say I don't like it at all. Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me. Said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. Now, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. Ma che stanno a dire questi? Ma una roba di cui non me ne deve fregare un cazzo. I thought she was gonna read into them and freak out. And say I must have done something to provoke her. Shit, man. Caroline really did a number on you. Zitti! Mattone! Olè! Che è questo? Dammi subito la palla da baseball. Subito la palla da baseball voglio. Allora qui entriamo dentro casa. Quello non ci vede. Salve campioni, devo entrare. Sorry, man. Can't let you through. Ok, scusa. I have yet to see a mystery I haven't solved. And I don't give a toss about my fame if that's what you're worried about. My lips are sealed. Very well. Vediamo se dice qualcosa di importante. You assume too much, Madame Carlyle. The crime scene, if such exists, is never where I live. Do as you wish. However, I expect a result in a timely fashion. Fernsby will take over from here. I'm Mr. Fernsby, the butler. I will try to assist you. Il maggiordomo. Where would you like to start your investigation? Where's the family? I like to prime the suspects a bit. Madame Carlyle's family members are all on this floor. Maybe start in the sitting room.
Merda, tosto. Vero. Marco, grazie dei 3 mesi. Ermaffin era superiore. Gabbro, grazie dei 2. Ma grazie dei 100, bello mio. Fratto, grazie dei 2. Allora. Il fatto è che dobbiamo... Ma zio porco, è pieno di gente, non è stata la migliore delle idee. Dammi sto cazzo di tagliacarte subito. Mamma mia, raga, che brutta idea. Che brutta idea, che brutta idea, secondo me è veramente brutta. Sì, questi stanno a flirtare. Fai zozzi. Frate, stanno in 7. Quello sta da solo. Ma vattene a fanculo, va. Purello quello. Un po' andare in giro col bottone. Mo' t'ammazzo subito. Però quello mi potrebbe servire. Sta da solo? Mamma mia. Brutta situa. Senza il bottone, ai ai ai. Ma questo è ancora a flirtare, ma mo' gli sparo un colpo in testa a tutte e due. Adesso in una situazione tragica, mezzo riesco. Cioè, qui c'è una stanza con 3 persone che mi sta... Porco... Potrebbe essere il metodo finale. Se può chiudere quella porta. Ah, bella bombola. Non credo di aver. Mi è venuta l'idea, raga. How's everything coming along, Elaine? Very well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. I will. I don't need one more maid crying in the kitchen. So watch yourself around young Mr. Patrick. Don't worry about me. Here we go. Cazzo! Quello se ne è fregato, aspetta. E dai! What about restaurants? You like food? Lo piazzi qua dentro. Oh, in teoria non c'era un per cazzo nessuno. Nice. Allora, dammi la pistola, dammi la moneta. Olè. Come levalo il fucile? No, non c'ero per cazzo nessuno, si può tenere il fucilazzo. Sì, sono stato un attimo di qua, mi sono tagliato un attimo i capelli, ecco, mi sono tornato, che non mi vedi? Ciao, raga. Bella, boys.
Guarda un'occhiata in giro, vai, che problema c'è? Vedi che bel mappa mondo. Grazie, ansia. Cioè, raga, per dire, l'ambientazione è clamorosa, è fatta davvero bene. Molto soddisfatto sto cazzo di Hitman. Che poi è uguale a, agli altri, semplicemente... Vedi, questa che sa scippiamo, questa assorbia. No, subito, non si accorcio. Allora, dobbiamo trovare il fascicolo. Sicuro un bagno non ci sta. Ci posso entrare qui? Sì, questa non mi pare una zona sorvegliata. Grazie, bello. Allora. Mo. Subito al PC, zipperite. Che c'è qualcosa qua. Un portale in una camera di Zachary. Zachary stava comprando degli stivali Wellington. Sti cazzi. Luigi, grazie dell'anno. Lore, grazie dell'anno. Rocco, grazie dei 27, bello mio. Ma che informazione è? Lettera. Lettera da Dio. La lettera da Dio vi leggo. Sono perseguitato dalle terribili scelte che ho fatto in passato e da tutte le loro logoranti conseguenze. Ale. Era l'unica cosa che mi teneva a galla. Senza di lei non posso andare avanti. Addio. La libreria c'è una roba, vedo. Insomma. Piantina del piano della villa, una piantina del piano tenuta Thornbridge che mostra varie stanze e passaggi segreti, uno dei quali permette di arrivare alla camera da letto di Zachary. Holy shit. Oh, però stiamo andando abbastanza fast, eh. Minchia. Cazzo. Potrei aver trollato. Ti direte salire, anzi, no, va bene, ormai l'abbiamo fatto. That is Orco. Alex Carlyle, unofficial leader of the Provenance Partners and last one to be alive. Se potrebbe fare una cosa veloce, tipo il maggiordomo conosce tutti, fatti i cazzi tuo. Oh. Allora, andare là sopra sarebbe stonks. Però potrei farmi in giro al piano terra, in realtà, secondo me. Piano terra ancora non l'abbiamo visitato. Lo spolverino. Là c'è roba utile, sì. Qua mi sa che però mi rompono i coglioni se gli tiro un occhio. Yes, I understand. I'm sure we can come to some arrangement. Ma questo chi è? We need to talk to Anthony. He's the man with the papers. Listen, you know who I am, who my grandmother is, was, right? Just relax. It'll be fine. You'll get your returns. Don't worry. Give Anthony a call, okay? Okay, your worthless information. Next. Sto cazzo di maggiordomo è una guardia, oh. Scherziamo. Vabbè, che impia la saponetta, gli ha tiri in testa uno per ride. È il nipote?
Eh sì, beh, mo che ha detto sì. Allora, aspetta. Non ce ne frega un cazzo. Ma che te, ma te pare che mi porto in giro un remo? Salottino. Ah sì, starà per forza in uno di quei... Starà per forza in uno di quei luoghi sopra. I fascicoli. He plays the strings of my heart with that piano. I can feel the hair on my neck stand. You have a way with words, Dan. Ma questo è bravo a suonare. Bravo, bravo. Nice baffo. La cucina. Oh, Madonna puledra, però. Allora, il fatto è che me... Ah, vedi, è qua. Unisce. Raga, io vi dirò, a ritorno su. Dovrei, se riesco, devo andare al piano superiore ancora, secondo me. Se questa se leva dagli coglioni, ma è difficile. Allora. Aspetta. Uff. So swollen, it didn't even look like Zachary. I've never seen a dead body before. It must have been awful. La segreteria potrebbe essere utile. Regà, la segreteria potrebbe essere. Non vedi. È un'altra lettera, una lettera di cosa per la figlia Rebecca. Nella lettera spiega che il gettone del signor Fairsby, il maggiordomo, e quello di Rebecca devono essere combinati nel caso muoia. Insieme ai due gettoni consentono di accedere a una cassetta di sicurezza della banca. Questa cassetta di sicurezza potrebbe ottenere una copia del fascicolo su Arthur. In banca? No, avvelenare, frate, è brutto. Toccherebbe farsi una bella run di quelle lunghe a me. Oh, cazzo, pensavo fosse uno. Oh shit. E mo sono rovinato. E mo c'abbiamo dei problemi, ragazzi. Cazzo. Ma scendiamo o no? Lo scendesse fa male il campione. Oh, Sma, grazie agli altri 5. Ciulla, grazie del Prime. Olè, mo sappiamo dov'è. Perché lo sapevamo? Perché non ce l'ho più segnato? No, regà. Ah, regà, ma ce l'aveva segnato. Porco... No, maggiordomo, maggiordomo!
Ecco, oddio, fratello, ma te pare che mi passa il maggiordomo davanti? Gentleman, he gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games. Never any romance. I deserve romance. Stupid video games. How are things coming along inside? Is everything ready for Ripetilo. Tomorrow. Zachary found dead upstairs today. Death is everywhere. I never thought of it that way. Oh god. It's such a big responsibility having a baby. Riscrivilo. Riscrivilo. Allora, la stanza dei specchi era svoltante. Il fatto è che stiamo nella shit totale. Porco due, il maggiordomo ci ha dovuto pure tirare un occhio, affanculo. Guarda, fammi ritornare un attimo là. Io volevo rovinare roba a quello. Che tumore che so. Renzo, grazie dei due, bello. Allora, ritorniamo su. Grazie. Cioè, quello non mi piace. Ma è bello, va. Fammi vedere. Allora, qua dentro mi diceva dove stava prima. No. Anzi, ma secondo me si era solo buggato. Qua era tipo un aiuto. Aspetta. Vedi. Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex-wife. I don't know what's going on at your house, but Edward is losing. Vedi, sta là sotto. He seems to believe that Alexa has come back from the dead and that he has to write the eulogy for some make-believe funeral event. I still have the restraining order on him, so whoever gets this message now that Alexa is dead, better get him under control. Otherwise, I see no other way than to get the police involved. Ancora. Ho finito. E vedi che ti dice che è là sotto. Apri la mappa, fammi vedere. Porca troia, ma sta... Sta nei sotterranei. Al primo piano, nella sala da pranzo. Sala da pranzo, primo piano, sì. Allora, questo è il secondo. Do cazzo se scende da qua. La mappa dei passaggi segreti, è probabile che sia lì in realtà. Oddio, il maggiordomo, porco Dio. In sala da pranzo non ci sono pure stati. Sta dentro un passaggio segreto, raga. Don't
magari ancora più sotto. Eh no, frate, qua non c'è Wells. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Ah. Una cassaforte nell'ufficio. Quindi... ciao. Quindi dovrebbe stare lì. Cassaforte nell'ufficio. Aspetta, dov'è? Una ricevuta per la riparazione della cassaforte nell'ufficio di lei. Contro il fascicolo su Arthur. La cassaforte nell'ufficio... No, noi siamo andati nella stanza. L'ufficio mi sa che è quello a destra. Quello dove entra lei. La mappa ce l'ho, è vero, sì. No, è vero, ce l'ho. E qua camera da letto. Stanza segreta. Dove cazzo è la... piantina del piano della villa, una piantina del piano del... Sì, ma non me la fa vedere! Facci tua. E dai, maggiordo. Cagazzo. Pure lento, eh. Accoppallo, frate, qua è rischioso. Il problema è che nella stanza quella lì non c'è... cioè, come cazzo ci entro? Qual è il suo ufficio? Hey, how are you? Questo a destra, che luogo è? Eccolo l'ufficio, altro che... eccolo l'ufficio. Eccola la safe. Però c'ho quello che mi guarda. Eliminabile questo. Ciao, tutto a posto, frate, bello. Sta a tornare? Questa sta a venire qua, raga, devo farlo dopo. E se potrebbe far casca pure il lampadario in testa, cos'è taglio? Che è qua? Ah, ci posso entrare. Come un quick check? No, raga, non mi dite che ho preso la pistola e ho trollato. La cassaforte è quella, oh. Non è quel quadro? Frate, ho lasciato la pistola lì. Dio porco! Dio porco! Forza giù! Sì! Ok. Che palle, raga. Dovevo recuperare la pistola, almeno non si triggerava quello. Mannaggia la troia, mannaggia. Allora possiamo riprovare la follia, ragazzi.
Il lampadario peride. No, no. Possiamo riprovare la follia, aspetta. Fermi, fermi tutti. Da qui c'ho una vista migliore. Allora, se stucco prima quello... In teoria è meglio. Entri. Porco Dio. Però non lo sgama, aspetta. Oddio, è pieno! No! Oi oi oi. O potrei mettere... Vabbè, sì, io metto... Mettiamo... Qua dentro c'entra, sì. Vai, va. Allora. La vecchia scende come sospettavo. Fammi vedere che c'è dentro sta stanza, va. Cazzo e niente c'è. La stanza delle seghe questa è. E quindi dove ci arrivo io al cavallo lì? Aspetta. Si può salire ulteriormente. Dove cazzo arrivo? Qua dentro come porco. E te che stai a fa qua? Tasto sulla poltrona, è vero! Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. Un codice, eh? No, 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 mo se trova. Frate, non posso stare senza arma, ce n'ho 8. Non c'ho più spazio in mano. Fammi vedere un attimo. Che è quello? Orologio. Anzi, secondo me queste qua sono indicazioni. Orologio. Alce. Fregnetto lì. E camino. Secondo me quelle potrebbe essere indicazioni, sì. Camino.
Porco Dio, ma lo vedete che sono un genio? 7. Dove sta quella capoccia dell'alce? Classicone. Questo non può essere. A me non mi pare. Il telescopio dove sta? Sto cieco? Non ci vedo? Raga, non ci vedo. Beh, starà fuori il telescopio. Sulla porta d'ingresso. Bravi! Cinque. Nove, cinque, sette. È un orologio. Ma non è quello. Non è quello. Sul tavolo. Eccolo! Uno. Quindi, 1, 7, 9 e 5. 1, 7, 9, 5. In ordine non lo so. 1, 7, 9. Porco. 1, 7, 9, 5. No. 1, 9, 7, 5. 1, 9, 7, 5. GG chat. Avevamo sbagliato l'orologio. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Ok, ora la possiamo uccidere. Facciamo questo qua, famo il fotografo. Allora, vai, dobbiamo uscire. Per fortuna mi sembra c'è il tubo che ci fa uscire da qua, vero? Sì. Una stanza segreta, non c'era un cazzo di che, ti dico la verità. Allora, scivoliamo, dobbiamo andare giù. Quando parte il fischietto dobbiamo andare giù. Eccola il fotografo. Quando parte lo zone a far fotografo devi andare giù. Non c'è nessuno qui a mia sgama, sì. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. Bello, sì, seguiamo. Travesti da fotografo. Ok, let's go. Henry, grazie di cento, bello. Come sta andando la canzone con Da? Cazzo, una bomba, bello. 1.100.000 è arrivata. Su Rai 2 siamo andati. Sacco di belle cose lo stai dette, sono contento. Allora, levate in me. Vanne, grazie dei 26, ciao, bellissimo. Allora, mo seguiamo un po' il fotografo e facciamo un po' da scorta. E poi come meno sa aspetta e... Oppela là. Dobbiamo trascinarlo però mezzi safe. Sto luogo mi pare umano. Bello. Se travestimo uno da fotografo, due lo trasciniamo e bam, dentro qua. Frate, c'ho tipo 7 armi devastanti addosso, incredibili. Vaffanculo, va. Ne porto solo il pistoliere, tanto il pistoliere non si vede. Dopo rannina suade. Piede di porco mancante. Porco. Literally. Dove cazzo lo trovo io un piede di porco, mo?
Accetta. Un ciocco di legno. Dove trovi un piede di porco? Qui c'è sta una pala. Ti pare che non c'è un piede di porco lì? Sta nel bagno sopra, no, non mi di, frate. Anche perché in giardino un piede di porco mi pare mezzo useless, posso essere, ne... Cacciavite pure mi pare useless, però si trova. Magari starà... Ma vattene a... Raga, ma c'è tutto! Nel bagno dello staff. Vabbè, ma starà pure qui, raga, trastateme. Raga, sto rosicando. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how she was. It's just typical that Vedi il trust. Vedi il trust. These are extraordinary times at Thornbridge Manor. Cazzo, è una chiave inglese a bordo piscina, ma che... No, ridammelo. Carica i flash della macchinetta foto, della macchina fotografica. Scatto la foto della persona, la macchina fotografica e il fotografo. Easy. Oh, sounds like the power's back up. Why don't you take a picture to test it? Vai, 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 come no. Bam. It works. I'm ready for the shoot. Perfect. I'll call the family down now then. Come gli sparo? Slav, grazie 26. Cioè come 47. Madame Carlyle is on her way down for the family photo shoot. Let's see if any memorable moments will play out in front of the camera. Come posso fa? No. Fa tipo la sedia elettrica, raga. Fa tipo la sedia elettrica. Anzi, è giusto, eh. Adesso so cazzi sua. Come devo chiudere l'acqua? Vabbè, sti cazzi. Che si accorge che è frascica la sedia, ma che gli è frega, raga. Prego, signora. E uno. E due. E tre. You're such an idiot, Gregory. I'm fine, Rebecca. Fine? You look like a nose wreck. Stop bickering. Well, Mother, you certainly know how to lighten the mood.
Ma che cazzo di foto è? Mission complete. Well done, 47. Huh? I could use some assistance here. Hey. Hey, you. You're armed, right? We need help. Via. Alexa, sorridi, sei su un sano rewind. Porco Dio! Questo? Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. Ah, info. Porco Dio, ragazzi, ho trollato. Perché c'è che voglia di... Woof woof. Woof woof woof. Woof bau 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 bau. Ok. Mamma mia, top guardie. Come sempre. I think so. A funeral is a big event. A lot of important people will be here. GG. No, quello... Vabbè, se esce da dove siamo entrati. Non posso scavalcare, ragazzi. Sta roba del fotografo è stata figa, comunque. 47. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine! Shit! Cazzo succede? Ciao Sanchi. Zano il fotografo. Mi sa che ho succhiato. Due stelle. Ferite.